Ah, ci metterò le prossime 10 ore a battere sta modalità, me lo sento. Yare, e io che pensavo di aver finito con questo gioco. Però mi avevate detto nei commenti che ci sono tanti easter egg a quelli non ho ancora assistito. E infatti eccoci qui con un nuovo video su Five Nights at Freddy's, proprio per provare quelli più interessanti. Ehi hey, gente, questo vi vedo il benvenuto sul canale con questo nuovo video. Allora, il più interessante che voglio assolutamente provare è la modalità 1987. Mi avete detto che se setto l'intelligenza artificiale dei vari animatroni su questa data dovrebbe partire una modalità particolare che dovrebbe stupirmi. Perciò 1987, Foxy con livello 7 di difficoltà. A parte qual è il livello più alto dell'intelligenza artificiale? Sta andando un po' troppo in alto. Ok, 20. 20 è il livello più alto. Mi chiedo quale sia il livello dell'intelligenza artificiale nella notte 6. Secondo me è 20. Vabbè, intanto proviamo 1987, vediamo che cosa succede. Already! Della merda! Modalità particolare dove? Che mi si è chiuso il gioco e mi è crashato. Ma quale modalità particolare? Cioè, mi avevate perculato. Io che mi aspettavo di portare un episodio piuttosto breve di Five Nights at Freddy's, dove però ho una modalità particolare, e invece mi ha crashato il gioco. Molto simpatici. Allora io per vendetta, sapete cosa faccio? Custom Night e provo a battere il gioco con la difficoltà più alta. 20 dovrebbe essere, vediamo. Adesso per tutti sia 20. Ok, più di 20 non sale. Proviamo sta modalità 20. Vediamo. Fa ancora il furbo? Credi che io non ce la faccia? Credi che io non ce la faccia a battere sto gioco alla difficoltà più alta? Ti sbagli di grosso. Io ormai sono un professionista di Five Nights at Freddy's. Cosa sto per fare? Ah, ci metterò le prossime 10 ore a battere sta modalità, me lo sento. Amen. Onestamente, giocando con Five Nights at Freddy's 2 mi sono un po' cambiati i muscoli del cervello, quindi le abitudini sono diverse. Mi viene istantaneo mettermi la maschera in testa. A parte che gioco oggi di nuovo, ci sta mettendo un anno a caricare. Vuoi dirmi che anche questo è un easter egg? Ma dai! Ma dai! Oh, Ash, sbrigate! È crashato il gioco. Maledizione, oggi non va niente proprio. Oggi il video non sa da fare. Dancing in the moonlight. Allora, eccoci qui con la modalità 20. Buttiamoci subito nell'avventura. Beh, stavolta è partito. Non ha caricato niente. No, sta caricando di nuovo. Ma cos'è? L'intelligenza artificiale è così complicata che... Ok, no, è andato. Allora, la cosa più importante da controllare, secondo me... Oh, ma questo si muove già. È Foxy. Non so che cosa fare. Guarda come si muove in fretta sto maledetto. È qui vicinissimo. No! No, così non ce la farò mai, raga. No, ho sbagliato. È qui dietro di me. No, devo trovare una tattica. Si muove troppo in fretta. Lo sento sempre alla porta. Era molto vicino ed è questo che ho sbagliato a controllare. Perché se abbassi sicuramente... La mia idea è che se abbasso la testa per guardare il tablet, il bastardo entra nella stanza. Quindi probabilmente devo chiudere ogni volta. No, non farmi scegliere di nuovo, eh. Ok, è rimasto salvato. Quindi secondo me la strategia migliore è chiudere la porta ogni volta che controllo. Però non so se avrò abbastanza energia. È Fox il problema, perché se non lo tengo d'occhio lui si muove. Con il 20 di intelligenza vuol dire che è praticamente sempre pronto a muoversi. Sarà tosta. Zaragoza. Aspettiamo, dobbiamo risparmiare più energia possibile. Quando inizieremo a sentire... Ma effettivamente finché non guardo il tablet... No, si muove. Mi avevate mentito, mi avevate detto che... Oddio, questo è prontissimo a partire. Devo fare una roba così. Power management massimo, raga. Ok, questo è tranquillo. Ok, chiudi. Chiudi sta luce maledetta. Oh! Ok, questo sta arrivando. Guardiamolo. No, power management è troppo alto. Il fatto è che se lui mi deve lasciare in pace, questo è il punto. Freddy è già nella stanza, vero?
Ok, tutto a posto. Tutto a posto. Ma perché non, non si spegne? Devo per forza cliccare di nuovo. Maledetto. Ok. Ok, se n'è andato. Ok, questo è tranquillo. Ma io non ci arrivo, raga. Non ci posso arrivare. Lo sento qui, è proprio la porta che si muove come un maledetto suino. Ok, tranquillo. Ma no, è Foxy il problema, secondo me, perché Foxy toglie energia ogni volta che attacca. Quindi, oddio, sto tenendo la porta chiusa effettivamente, è troppo a lungo. Non ci arrivo così, no, no, sto giocando malissimo. No, maledetto. Ok, Foxy c'è la seconda volta che mi attacca, io non ce la posso fare così. Non ce la posso fare così. Non ce la farò mai, raga. Non è fattibile questa modalità, siete pazzi voi. Ok, il pollo è lì. No, è già fuori, ma stai scherzando, terzo attacco. Io non ci arrivo a fine notte così, eh. Non ci arrivo. Sei pazzo? Ah dai, sono è l'una, ho già 50% di energia. Ma sei pazzo? È già qui! Ma è pazzia mentale sta roba! Stai scherzando? Allora, forse ce l'ho. No, no, l'idea c'è, l'idea c'è, l'idea di fondo c'è. Fammi fuori, dai. Perché comunque Freddy sì, non entra mai nella stanza. Allora, no, no, no. Devo ricalcolare. Freddy non entra mai nella stanza. Cioè, né Chica né Freddy dovrebbero darmi problemi finché non li illumino. Quindi teoricamente, dai, è fattibile, è fattibile. Solo che devo tenere d'occhio il mio amico Foxy. Ok, fammi fuori, vedete? Ho già perso. Ok, ce l'ho la strategia. Il fatto è che dovrò sempre guardare Foxy, perché a quanto pare se lo fisso spesso, secondo me gli resetto il timer col quale carica. Quindi dovrò accendere la luce, chiudere giù il portone, guardare Foxy e riprovare. Cioè, metti la cera, togli la cera. Sarà una roba da impazzire. Ah, è vero, mi è stato detto anche tra gli easter egg che posso premere il naso di Freddy. Ma di, ma a cosa si riferivano? A questo? Ah, mio Dio. Ah sì, è il mio grido di guerra. Ah dai, mi sono distratto col naso di Freddy. Mi sono distratto col naso di Freddy e questo è già fuori. È in cucina. Pollo, via dalle palle. Fattibile, ragazzi. Management mentale che serve per fare sta roba è troppo. È troppo. È infattibile. Cioè, ci vuole proprio una concentrazione che non avete idea. Concentrazione che io non ho. Io ho il DAI! Ok, qui. Lo sento. No, si sta muovendo. Forse non è andata così male. Forse ancora una speranza. Sì, bisogna tenere a bada Foxy, perché se Foxy esce mi toglie troppa energia. Forse una carica me la posso permettere di Foxy, ma non di più. Sì, perché la prima carica di Foxy mi toglie il 5%, quindi non mi posso, non mi devo preoccupare. L'1% volevo dire. La seconda mi toglie il 50%, il 6%, la terza e così via. No! Quello è stato un gravissimo errore da parte mia. Sono messo malissimo con l'energia elettrica. Eccolo già fuori. No, se Foxy carica un'altra volta io sono finito. Questo è andato di fatto, ragazzi. Solo sta luce si spegnesse automaticamente, ci deve rimanere accesa. Una cretina. Invece no, mi deve fare il dispetto.
già uscito. Ma dai, stai scherzando, sono finito. Che devo fare? No, non ci arrivo le 6 così. Però molto vicini, ragazzi, è fattibile. È fattibile, no, no, è fattibile. Sì, vabbè. Tra le 4 e le 6, sicuramente ci arrivo. Sicuramente ci arrivo fino alle 6. Che ridere. Eppure corto è stato, eppure corto. Maledetto. Ma non posso usare il tablet per difendermi. Però è fattibile. Secondo me è anche una questione di fortuna, per carità. Però è piuttosto fattibile. Cioè, ora ci credo, ora ci credo. Ora ci credo, so che ce la posso fare. Devo mettere solo una posizione un po' più comoda. Ah, tipo questa. Esatto, io sto così. Ah. Ready! Ce la posso fare. Ce la faccio! Sì! Mi prendo un singhiozzo tremendo. Ho paura di sparare un rutto in diretta. In cucina. Cos'hai da ridere? Cos'hai da ridere? Demente che non sei altro. Ancora qui. Sono aperte le tende, sul serio, ma perché? No, non sono aperte. Vangola. Ho aperto la porta, maledetto. Oddio mio. È disumana sta roba, oh. Non c'è da scherzare. Questa sarebbe una tortura da fare proprio nei prigionieri di guerra. Finitevi fare Let's Not Friends difficoltà 20-20-20. Se no vi sparo in bocca. Questa è una sfida, raga. Questa sta scherzando, questa è. Questa veramente è. Altro che partita degli scacchi contro i generali che facevano nei campi di concentramento. Questo è peggio. Batti la modalità 20-20-20 su FNAF. Questa è una roba. Una roba che veramente chiunque ci riesca andrebbe promosso presidente degli Stati Uniti, perché ha un'organizzazione disumana. Veramente andrebbe promosso a re supremo del mondo. Cioè io. Questa sarebbe la mia posizione, ragazzi. Re supremo del mondo. Questo voglio diventare io. Questo significa che sarò il numero uno. Quando scrivo sarò il numero uno. Questo intendo. E diventerò il presidente supremo del mondo di YouTube. Non mi interessa. Io voglio essere promosso. Dopo aver vinto Five Nights at Freddy's livello 20-20-20-20, devo essere promosso assolutamente. Voglio la petizione.
Lui deve diventare il presidente degli stati di YouTube. Dai, adesso è deciso di uscire, eri così tranquillo finora. Iniziamo a sentire praticamente la felicità, a vedere la speranza in fondo al tunnel. Invece fa il suino con me, sei proprio bastardo, sei. Per un attimo ci credevo, dai che questa è la notte giusta dove Fox ha deciso di fare il bravo. Invece no, un figlio di troia anche stanotte. So che ci ha messo un po' di più a diventarlo questa notte. Sì, Fox su FNAF 2 è veramente suino, perché lo devi tenere d'occhio. Qua non è così pericoloso, sì, ovvero modalità 20-20-20 lo devo tenere proprio d'occhio, ma durante la modalità storia, avete presente che ho fatto la notte 6, non era così, non era così pericoloso. Invece su FNAF 2 è praticamente un dito in culo. FNAF 2 è proprio un dito in culo, Foxy. Insieme al suo amico Mangle, che veramente fanno la banda dei deformi più fastidiosi che esiste. Ui, non farlo, non adesso, non mi distrarre. Ero entrato in modalità concentrazione, se inizia a farmi queste cose non mi funziona più niente. Una frase di senso compiuto da dirvi e mantenere un tavolo di commentari decente, ma non ce la faccio, ragazzi, ce la faccio, è troppo difficile. Devo andare concentrati, questo gioco bastardo suino, allo stesso tempo giocare, allo stesso tempo parlare. Vedete, non riesco neanche, non riesco a elaborare una frase di senso compiuto, ve lo giuro. È tipo mamma ho fame, mamma ho sete, cose così lo riuscirei a dire, ma niente di più. Troppo concentrato. Dai, chiudimi sta porta maledetta. Ci vuole la precisione chirurgica per premere sti tasti. Non mi funziona manco più il cervello. Culo, pollo, non ti arrabbiare, non volevo insultare il tuo amico. Ma vai, dai, cos'è sta roba? È una coalizione diventata. È diventata una coalizione veramente. Cazzo hai da ridere? Madonna mia. Deficiente. Madonna, io veramente fossi sta guardia di sicurezza verrei con un fucile d'assalto. Vediamo se ancora voglia di ridere, bastardo schifoso. Vediamo se ancora voglia di ridere davanti a una K47. Lo faccio vedere io. Le risate. Sì, oddio, vabbè, qua siete diventati stronzi, eh. Ma sono proprio diventati suini. Ah no, veramente verso la fine sono diventati proprio suini. Non sono neanche le 5, ragazzi, non c'è modo. Aspettiamo e preghiamo. Dai, ce la posso fare. Fammi sta cortesia, fammi vincere, dai. Dai, lo sai. Con tipo, non lo so, 40 secondi forse.
Dai. Non farmi ste cose. Per favore. Dai. Pregate insieme a me, ragazzi, pregate insieme a me. Pregate insieme a me. Dura a lungo, freddi, 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 freddi. Te ne prego. Dio freddi, ti prego. Farò un altare in tuo nome, per favore. Abbi pietà di me. Dai, 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 lo sento, lo sento. Din, 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 din. Dai, 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 dai. No. Bastardo. Se qualcuno in Italia ce l'ha fatta. Oh, non pensavo che ce l'avrei fatta. Ho già mollato ogni speranza. Oh, io vado. Siete i migliori, ragazzi. Bella bella.